parto dal nome del museo. Il nome completo del museo è Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà. È francamente impronunciabile, e io stesso nel presentarmi l'ho abbreviato, però questo nome è il sintomo anche del momento in cui il museo è nato e delle vie attraverso le quali è nato. Il museo è nato a Torino, il progetto di museo è nato sul finire degli anni 90, è stato poi inaugurato nel 2003, ha una prima iniziativa nei confronti del Consiglio Comunale di Torino che proveniva dalle associazioni dei partigiani e degli ex deportati, che chiedevano di creare a Torino un museo dedicato appunto alla resistenza, alla deportazione. Se ne è immediatamente contrapposta una seconda che chiedeva di progettare a Torino un museo dei crimini contro l'umanità. Da questa contrapposizione risulta evidente, no, quanto l'uso politico di questi temi fosse ancora vivo, e insomma il messaggio era non parlate solo di resistenza, parlate anche di Gulag, detto insomma, adesso, semplificando un po'. Quindi questa lunga denominazione del museo nasce anche da questo, cioè cerca di fare proprio in un unico progetto questo duplice stimolo. Perché si riesce a Torino sul finire degli anni 90 ad avviare questo progetto? Perché c'è uno spazio disponibile, lo spazio è uno dei due quartieri militari juvariani che di proprietà del comune, dei quali si avvia il restauro. Perché c'è una volontà politica e perché c'è qualcuno in comune che avvia e sostiene insomma il progetto. Con una cosa un po' strana, cioè il museo è aperto nel 2003, quindi nasce di fatto nel 2003, di diritto nel 2006, perché l'associazione che gestisce il museo, fondata da comune, regione, provincia, istituto storico della resistenza, archivio cinematografico della resistenza, nasce nel 2006, quindi c'è una fase di gestione più diretta del comune, per essere chiari, e un allestimento permanente che nasce tutto sommato prima che il museo esista come soggetto giuridico. Questo fatto lo sottolineo per un motivo. Ripensando oggi e facendo un discorso non unicamente descrittivo del museo, ma provando anche a evidenziare qualche problema, quell'allestimento risente un po' di questo decalage fra, per esempio, è un allestimento nel quale le ragioni del museo, no, non di questo museo, le ragioni della fruizione museale forse non sono state messe al primo posto. È un museo che ha una forte impronta d'autore, ma forse con un'impronta che per certi versi sembra più adatta a una mostra temporanea che a un museo. Per esempio ha una fruizione fortemente individuale, cosa che nel corso degli anni ci ha posto qualche problema nella visita per esempio di gruppi scolastici, ma non solo. Una forte impronta d'autore che pone dei problemi anche nel momento in cui si voglia mettere mano all'allestimento. Allora fu fatta una scelta molto estrema, la scelta di un allestimento interamente virtuale,
è un allestimento nel quale sono presenti soltanto due oggetti, una scelta che forse oggi io ripenserei un pochino, ma che, scusate se dico delle cose molto banali, pone per esempio dei problemi seri a 13 anni di distanza di manutenzione e anche di obsolescenza dell'impianto stesso. Il fatto che abbia questa impronta d'autore molto forte crea alcuni problemi in un momento in cui, se ne avessimo le risorse, credo sarebbe ora di mettere mano in modo abbastanza radicale all'allestimento per una rimessa in sesto, ma metterci mano non è semplicissimo per una serie di motivi, sia dal punto di vista tecnico sia anche dal punto di vista dell'impianto, dei contenuti, insomma. Che cosa allora, quando si immaginò il progetto di museo, si aveva a disposizione uno spazio relativamente limitato, non una collezione così ricca e importante da giustificare un allestimento permanente basato fortemente sulla collezione, si è quindi immaginato un allestimento permanente che ritagliasse all'interno del periodo del quale il museo si vuole occupare un momento. Sono 10 anni, il titolo del nostro allestimento permanente è Torino 1938-1948, è una scelta, indubbiamente è una scelta che risente anche del momento in cui il museo è stato inaugurato, non gli anni della guerra, non gli anni della resistenza, ma l'anno delle leggi razziali come inizio, inteso in qualche modo come anche momento più basso nella perdita dei diritti, e anche a sottolineare la responsabilità italiana in tutte queste vicende, che spesso viene un pochino dimenticata, e il 48 come l'anno della Costituzione, come diciamo l'emblema dei diritti riconquistati o conquistati per la prima volta. Questo ci consentiva anche di concludere con un'installazione dedicata alla Costituzione, e di avere quindi uno sguardo non rivolto esclusivamente al passato, ma che dal tema dei diritti prendesse le mosse per occuparsi di questioni più ampie. Il museo ha sempre avuto questo doppio binario: un allestimento permanente molto delimitato dal punto di vista sia cronologico sia geografico, cioè Torino in quei 10 anni, e invece un programma di mostre temporanee che hanno spaziato su temi e episodi in senso molto più ampio dell'intero Novecento e anche della contemporaneità. La scelta è stata, come vi dicevo, in modo persino estremo, quella di un allestimento interamente multimediale, scelta che allora aveva anche un po' disorientato i nostri amici delle associazioni, degli ex partigiani, eccetera, che avevano detto: ma bello, però il museo dov'è? Perché in realtà il museo presuppone, no, la teca, l'oggetto, eccetera. Dicevo, un allestimento multimediale con tre punti di forza. Il primo è che la gran parte dei materiali che uno vede nei filmati, nei programmi che segue durante la visita, sono conservati nello stesso palazzo, perché nello stesso palazzo ha sede l'Istituto Storico della Resistenza e l'Archivio Cinematografico della Resistenza, dai quali provengono gran parte dei materiali. Quindi in qualche modo c'è stata fin dall'inizio una sorta
divisione di compiti, no, tra gli istituti a cui compete innanzitutto la conservazione, la valorizzazione del patrimonio, e il museo come braccio più comunicativo. Il secondo punto sono le testimonianze, cioè è un percorso, una visita molto narrata, sono tutte testimonianze, tutte interviste che sono state realizzate specificamente per il museo, delle quali si ascolta una parte, e un forte legame con i luoghi. Legame con i luoghi che c'è nella visita, ma che si concretizza anche in tutte le attività che il museo fa al di fuori della propria sede. Lo chiamiamo museo, sarebbe forse più corretto definirlo centro di interpretazione, visto che non è un museo con una propria collezione, che rimanda peraltro invece ai luoghi come oggetto di visite, di attività che organizziamo e proponiamo alle scuole, ma non soltanto. Io non aggiungerei molto altro sul museo, se non, visto il momento in cui mi trovo qui a parlare di queste questioni, non posso non fare un accenno appunto alle trasformazioni che sono in atto e anche all'influenza che queste trasformazioni possono avere sul museo. A Torino, come vi ho detto, in questo palazzo sono ospitati il museo, l'Istituto Storico della Resistenza, l'Archivio Cinematografico e dal 2009 il Centro Studi Primo Levi. Dall'altra parte della via c'è un palazzo gemello, i quartieri militari erano due. Anche questo secondo palazzo è stato di recente restaurato e nel secondo palazzo hanno adesso la loro sede una serie di istituti che non vi enumero, che vanno dall'Istituto Gramsci alla Fondazione Donat Cattin, alla Salvemini, alla Nocentini, all'AMPI, eccetera. Ed è nato quello che si chiama, è stato chiamato Polo del Novecento. Che è nato su premesse largamente condivisibili. A Torino ognuno degli istituti che vi ho citato aveva la propria sede, la propria biblioteca, e tutti sopravvivevano con difficoltà, non solo, ma l'unione di questi istituti ha fatto sì, per esempio, che si sia creata una biblioteca unica in cui tutti gli istituti, ferma restando la proprietà dei volumi evidentemente, però hanno messo in comune il proprio patrimonio, e quindi c'è un patrimonio librario e archivistico concentrato in due palazzi, che è un grande risultato ovviamente. La nascita di questo nuovo soggetto ha a che fare in modo non leggero con la funzione e il ruolo del museo, fino al punto da interrogarci sul fatto se la forma associativa che a questo museo è stata data 13 anni fa abbia ancora senso o non vada completamente ripensata. Purtroppo, al di là del giudizio, come vi dicevo, positivo sul progetto di Polo del Novecento in sé, gli esiti e l'azione quotidiana, diciamo, le forme che questo progetto finora ha assunto, risentono, come dire, partono da alcune premesse certamente condivisibili, cioè quelle che questi istituti hanno avuto una funzione estremamente importante nella vita culturale cittadina fino agli anni 70-80, funzione che in qualche modo, per motivi differenti, si è andata esaurendo,
La traduzione quotidiana di questa premessa, che è condivisibile, lo è un po' meno, cioè è diventata, la parola d'ordine è svecchiare, questi istituti devono essere svecchiati, bisogna fare degli eventi, quasi che il patrimonio che si portano dietro fosse un po' una zavorra da accantonare, e in un modo un pochino superficiale, insomma, dobbiamo mettere a reddito gli spazi, affittare le sale conferenze, scusate la parentesi un po' polemica, ma questo è quello che sta succedendo, e ripeto, questa situazione pone soprattutto al museo, meno agli istituti che hanno un'attività più introversa, diciamo, ma soprattutto al museo, che ha nelle mostre e nell'organizzazione di attività un po' il centro della propria vita, c'è questo crea una sovrapposizione con le competenze e le attività del Polo del Novecento, oltre al fatto che si crea una strana architettura anche da un punto di vista istituzionale, perché la Fondazione Polo del Novecento è fondata da Regione, Comune, oltre a Compagnia di San Paolo, e in qualche modo contiene un'associazione che a sua volta è fondata da Regione e Comune, quindi diciamo potrebbe anche essere un'operazione di semplificazione istituzionale. Ma io mi fermerei qui, non so se è previsto un secondo giro delle domande, ma insomma mi fermerei qui. Grazie.